Diamo spazio ai tuoi sogni con Formula Casa Più, il mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della tua prima casa. Tasso fisso 0,90 per i primi 2 anni. Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola. La Regione vara il decreto sulle iscrizioni a scuola. È sospeso l'obbligo di vaccinazioni per i bambini già iscritti all'asilo. Le scuole dovranno rifare gli avvisi e ricontattare i genitori. Ieri sera, riunione della conferenza dei sindaci dell'URSS Pedemontana. Incontro a Venezia tra il presidente della Regione e i prefetti del Veneto. Firmata un'intesa per disciplinare le operazioni di voto per il referendum sull'autonomia del 22 ottobre. Mozione del Movimento 5 Stelle in Comune a Vicenza. Nel regolamento di polizia urbana si inserisca anche il divieto di fumo nei parchi. È stato venduto all'asta l'ex Hotel Europa, ad aggiudicarselo il gestore dell'Hotel Adele di Vicenza. Il timore dei residenti preoccupati che il futuro della struttura sia quello di un hub. In Vicenza, che col Modena c'è entrato il secondo successo, ha fatto valere il maggior tasso tecnico e una buona dose di cinismo. Mister Colombo soddisfatto del carattere della squadra. Benvenuti alla prima edizione delle news di TVA di questo martedì 5 settembre, che apriamo all'insegna dei vaccini, del decreto della Regione sulle iscrizioni a scuola e appunto la sospensione dell'obbligo di vaccinazione per i bambini già iscritti all'asilo, una situazione che cambia completamente le tempistiche per le scuole. Ci sarà tempo fino all'anno scolastico 2019-2020 per presentare tutta la documentazione vaccinale per i bimbi da 0 ai 6 anni ed evitare la decadenza dell'iscrizione dagli asili nido a infanzia. La novità assolutamente dirompente rispetto al territorio nazionale riguarda il Veneto, che ha disposto una moratoria regionale sui vaccini. Le scuole ancora non hanno ricevuto un'informativa ufficiale. Per me è importante, per me e per i miei colleghi, è importante arrivare intanto all'informazione precisa. La sospensione dell'obbligo al 2019 per il Veneto è una scelta in attesa del ricorso contro la legge presentato dalla Regione alla Consulta. Intanto le scuole dovranno rifare gli avvisi. Che tipo di perplessità possono esserci nelle famiglie? Ma prenderemo contatti. Ecco, la cosa che dicevo, che pensavo anche in questi giorni, è le segreterie adesso sono in funzione pienamente, i genitori sono a casa, quindi contatteremo anche personalmente i genitori che non abbiamo raggiunto magari. Il Veneto si è così smarcato dalla legge Lorenzin grazie alle incongruenze nel provvedimento che non renderebbero chiari i tempi di applicazione della decadenza dell'iscrizione dagli asili nido. In città sono 10 le scuole interessate, oltre alle materne e paritarie della FISM. Tutti restano in attesa di ulteriori chiarimenti. La documentazione sarà poi inviata alle ULS. Grazie alle vaccinazioni, a Bassano un confronto tra l'azienda sanitaria e i comuni. La moratoria regionale sui vaccini fino al 2019 è piombata sui sindaci del Bassanese e dell'Altopiano, riuniti ieri sera con l'azienda sanitaria per un chiarimento sulle nuove norme. Abbiamo deciso di lavorare velocissimamente a un documento da poter condividere in tutti i 28 comuni, in cui affermare la positività del sistema vaccinale e al tempo stesso anche cercare di informare le famiglie, di fare tutti i passi necessari, perché tutto vogliamo tranne che dei bambini o dei ragazzi vengano esclusi dalle scuole. L'intenzione è fare una delibera di giunta unica in tutti i 28 comuni, ma i tempi rapidissimi annunciati dal sindaco di Bassano hanno subito una frenata alla luce delle ultime novità. I ragionamenti partivano dal presupposto che l'11 settembre fosse la data inderogabile entro cui presentare almeno l'autocertificazione per l'accesso a nidi e materne. L'iniziativa della Regione cambia le carte in tavola, facendo slittare gli obblighi per i bambini sotto i 6 anni già iscritti, anche se il piano vaccini dell'URSS 7 è già in moto. L'URSS sta organizzando, cercando di migliorare la capacità di lavoro con delle sedute aggiuntive e rispondendo alle richieste dei cittadini e anche delle persone che vogliono avere informazioni. Le conseguenze del braccio di ferro fra Regione e Governo sono un'ulteriore incognita. I comuni adesso attendono lumi dall'azienda sanitaria sull'applicazione del decreto Mantoan. Si tratta di mettere insieme tutti quanti i documenti e capire bene come muoversi in questi prossimi giorni che precedono l'inizio dell'anno scolastico.
Un'importante firma in vista del referendum sull'autonomia del prossimo 22 ottobre, quella arrivata questa mattina a Palazzo Balbi a Venezia. Il presidente della regione Luca Zaia e i prefetti delle province del Veneto hanno infatti siglato l'intesa che disciplina le operazioni di voto per la consultazione referendaria. L'atto delinea le rispettive competenze che dovranno essere assunte ai fini del regolare svolgimento del referendum. Adesso il tema dei richiedenti asilo, dell'accoglienza, la paura, l'incubo degli hub si materializza a San Lazzaro perché l'Hotel Europa è stato acquisito dai proprietari dell'Hotel Adele. Allora, in collegamento con noi c'è Tommaso Quaggio. Buongiorno Andrea. Dunque la notizia è proprio questa, che l'Hotel Europa, ormai da anni al centro delle polemiche per lo stato di abbandono in cui versa e per il fatto che è stato occupato da sbandati e senza tetto, l'ultimo sgombero risale solamente alla settimana scorsa, ebbene con la procedura del fallimento è stato aggiudicato e ad aggiudicarsi l'albergo è stata la società che gestisce, che ha per il 95% le quote dell'Hotel Adele, ovvero l'albergo che ospita a Vicenza circa un centinaio di migranti. Ovviamente la preoccupazione di quelli che sono i residenti della zona e soprattutto gli imprenditori di Vicenza Ovest è quella che proprio l'albergo abbandonato da anni diventi un hub dove possono essere inseriti oltre un centinaio di migranti. Staremo a capire quale sarà la destinazione dell'albergo. Intanto c'è da registrare che proprio nella giornata di oggi l'albergo è di nuovo occupato da circa una ventina senza tetto, tra i quali, raccontano proprio i residenti, c'è anche un bambino di appena 11 anni che era stato ritrovato all'interno della struttura la settimana scorsa dalla polizia. E questo tutto, Andrea, ti restituisco la linea. Grazie. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Longa di Schiavon, lungo la provinciale marosticana. Un'auto condotta da un giovane del posto ha urtato un ciclista di 58 anni di Marostica, sbalzato violentemente sull'asfalto. L'uomo ora si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Bassano. Sul posto per i rilievi una pattuglia del distaccamento di Sandrigo della polizia locale a nord-est vicentino. Vietare il fumo nei parchi di Vicenza, la proposta è del Movimento 5 Stelle. Nel nuovo regolamento comunale di polizia urbana e di civica convivenza entrato in vigore lo scorso 27 agosto non figura il divieto di fumare all'interno delle aree da gioco destinate ai bambini. A sottolinearlo il Movimento 5 Stelle di Vicenza, che evidenzia come tale divieto debba essere messo all'ordine del giorno dal Consiglio Comunale per adeguare anche la nostra città alle direttive nazionali ed europee. In base a una recente ricerca, infatti, i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi. No, il fumo passivo, anche se sei all'aperto, comunque è nell'aria, quindi sarebbe molto 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 meglio fare questa legge il prima possibile, anche perché adesso i bambini sono ancora a casa dalla scuola e quindi il parco lo frequentano molto. È nocivo comunque il fumo e poi tutti anche queste sigarette che buttano in giro. Io che sono una fumatrice, al parco giochi non fumiamo. Il mio capo dice che si scassi un poco e si intossica, e allora proprio il ciclo si fa, di tenerlo sulla terra. Nella mozione il Movimento 5 Stelle ricorda come l'applicazione del provvedimento rappresenterebbe un fatto educativo per le nuove generazioni, per far capire fin da piccoli che aree pubbliche ed edifici possono essere soggette a restrizioni in virtù di un bene e di un rispetto comune. Sono pienamente d'accordo, perché i bambini, insomma, il fumo non fa bene, anche se siamo all'aria aperta, però insomma. Sì, è giusto anche per la pulizia, per la tutela, per la salute di tutti, insomma, è veramente giusto, dai, speriamo che vada in porto. Secondo me sì. Perché nel parco respirano lo stesso, anche se sono all'aperto, il fumo, quando è vicino. Sì, sì, secondo me sì, ma anche in tanti altri ambienti, secondo me andrebbe tolto il fumo. La sezione cittadina della Lega Nord conferma Matteo Celebron segretario. Ieri sera il voto dei 26 militanti. La sfida era tra il segretario uscente e Andrea Pellizzari, la cui candidatura era arrivata in extremis. 13-7 l'esito del voto per Celebron, che lancia il carroccio cittadino verso le elezioni amministrative in città della primavera del 2018. C'è una brevissima pausa per noi, a fra poco. Oggi le vostre segnalazioni ci portano in zona industriale, ai ferrovieri e a Vicenza Est.
È Viale dell'Industria o la foresta amazzonica? La telespettatrice Anna segnala la situazione che definisce insostenibile che si verifica da tempo in Viale dell'Industria all'altezza del Civico 14. Incidenti che si verificano con cadenza regolare a causa delle siepi che crescono senza controllo tra le due carreggiate. Scontri, scrive Anna, che puntualmente si ripercuotono sulle auto parcheggiate. Le siepi sono un vero pericolo per chi deve svoltare, perché ostruiscono completamente la visuale e ti costringono ad una specie di roulette russa. Ci sarà un'auto? La domanda che sono costretti a farsi gli automobilisti. Poco distante ai ferrovieri, un'istantanea scattata in via Baracca. Non ci sono prove, segnala telespettatore, ma questa è la conseguenza del passaggio di Rom che si approfittano di gente in civile che non posiziona i sacchi nell'apposito cassonetto. In zona est è Achille a evidenziare il gran brutto biglietto da visita che da decenni si presenta a chi arriva da Padova e vuole andare in centro città o a Cavalbi. Siamo al calcio, Vicenza, 2 vittorie su 2, dunque ieri il 2-1 sul Modena, con una partita magari non giocata benissimo, ma i biancorossi hanno fatto valere evidentemente altre caratteristiche, indubbiamente la personalità e anche il cinismo, e mister Colombo può dirsi soddisfatto. Le squadre che vincono i campionati sanno essere ciniche quando serve. Magari giocano male, ma sono maledettamente concrete. Il Vicenza è sembrato proprio una di queste squadre. E a voler pensar bene c'è da essere ottimisti. Ieri col Modena qualche sofferenza di troppo, poi la grande rimonta. Noi per recuperare abbiamo concesso sicuramente qualche spazio e qualche ripartenza pericolosa non sfruttata per fortuna dagli avversari, grazie anche alle due parate del nostro portiere. Lunedì 16:30, ma il tifo biancorosso c'era e Colombo sa che andrà sempre meglio. Credo che, o spero, di abituarmi a andare fuori casa e sentire il calore che abbiamo tra le mura. È il momento di andare a sentire le previsioni meteo. Ercole propone Ercole Neonato. Da anni di esperienza, la garanzia di prodotti sicuri e di qualità per la prima infanzia. Ercole Neonato, a Due Ville o sul web. Rieccoci. La pressione è in aumento, le correnti provenienti dal nord-ovest porteranno meno instabilità. Avremo spazi soleggiati alternati a passaggi nuvolosi, per lo più senza piogge, con temperature massime in rialzo. Nella notte di mattinata si alterneranno schiarite ed annuvolamenti. Nel pomeriggio il tempo sarà stabile con schiarite anche ampie. La serata vedrà il nostro cielo in prevalenza libero da nubi e dopo il tramonto le temperature saranno ancora piuttosto frizzanti. Tornando sulle temperature, in generale saranno in ripresa. E con questo siamo in saluti. Grazie dell'ascolto. Ercole propone Ercole Neonato. Da anni di esperienza, la garanzia di prodotti sicuri e di qualità per la prima infanzia. Ercole Neonato, a Due Ville o sul web. È con grande piacere che continuiamo a ricevere le foto della vostra estate e con le vostre istantanee ci salutiamo. Una buona giornata a voi, arrivederci. Diamo spazio ai tuoi sogni con Formula Casa Più, il mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della tua prima casa. Tasso fisso 0,90 per i primi 2 anni. Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola.